credo che questa sera ha un bel sorriso lei. Se devo ridere, rido, però sicuramente... Prendevo alto. Beh, siamo soddisfatti perché credo che ci sia stata una sola squadra in campo questa sera per quasi tutti i 90 minuti. Voi abbiamo rischiato qualcosina su quelle palle che hanno buttato in mezzo all'area alla fine, però credo che il Pescara abbia ampiamente meritato il successo. Soprattutto con un equilibrio rinnovato e ritrovato da quel poster Reggio Emilia che magari potrebbe diventare lo spartiacque della stagione. No, ma secondo me da quando sono arrivati i giocatori che servivano, perché l'equilibrio si trova se in campo hai gli elementi giusti. Io ho avuto già modo di dirtelo in altre occasioni. Noi purtroppo a luglio non abbiamo potuto fare quello che volevamo, quello che il direttore voleva fare, l'abbiamo fatto a gennaio. Credo che abbiamo sbagliato poco e niente a gennaio. A proposito, come sta Memushai? Perché adesso ha giocato due partite che gioca 10 minuti. E come sta Diambo? Perché lì si può ancora continuare a inserire qualità a centrocampo. Memushai deve riprendere, avete visto tutti, Memushai non è Memushai che conosciamo, quindi ci vorrà un po' di tempo, è stato fuori più di un mese se non vado errato, quindi piano piano 10 minuti alla volta, magari mezz'ora dopo ritornerà a essere il Memushai. Diambo credo che abbia riniziato oggi ad allenarsi, quindi domani mi auguro che sarà in gruppo, perché poi alla fine non è che giocando ogni tre giorni i giocatori hanno bisogno anche di rifiatare, quindi se non hai cambi nei reparti rischi magari di mettere in campo qualcuno che non è di quel reparto. A proposito, Pompetti sta bene? Sì, l'ha visto finito la partita, sta bene. Sì, Pompetti sta bene, Pompetti ha un problemino e va gestito, ma non... credo che se Pompetti ha il problema e gioca sempre come gioca stasera si tenesse il problema per tutta la vita. Le chiedo un'ultima cosa, Presidente, prima dello studio con Massimo Profeta e Fabio Ferraresi. Questo Pescara, il Pescara visto a Modena, poi lasciamo stare il risultato finale, è il Pescara che lei vuole vedere playoff? No, questo è il Pescara che credo che tutti quanti vogliamo vedere, non solo io, il direttore, l'allenatore, i tifosi. Tutti quanti vogliono vedere un Pescara come quello di oggi, che entra in campo, comanda il gioco e cerca di fare la partita dal primo al 95esimo. A proposito, ma dietro le telecamere è rimasto il direttore Matteassi, arriva il rinnovo? Io ho fatto un biennale da 3 anni, convitto alloggi a mangiare pure. Anche a mangiare? Sì. Studio. Fabio, una domanda per il Presidente che salutiamo naturalmente. Salve, ciao, Presidente. Ciao Pres, no, io alla luce ciao. Della prestazione di questa sera ti volevo chiedere se sono più comunque le gioie e quello che porterà la positività di questa partita o il rammarico di quello che poteva essere o non è stato, come ho detto prima al direttore, magari con una rosa di questo tipo dall'inizio dell'anno, al di là di quello che hai detto tu, che sono d'accordo e condivido, era difficile fare mercato con tutti quei contratti onerosi, però questa partita forse lascia, non lo so, un po' di amaro in bocca, perché si poteva giocare un campionato diverso. Fabio, sono d'accordo, però purtroppo, come ho sempre detto, noi non siamo una società stellare, per cui quando hai dei contratti che comunque hai in pancia e li devi rispettare, non puoi fare diversamente. Nel momento in cui siamo riusciti a liberarci dei contratti, come ho sempre detto, il direttore è stato bravo a mettere i tasselli giusti nel posto giusto, e quindi questi giocatori che sono arrivati ci hanno dato veramente un grande equilibrio, perché a partire da Derisio, Pontisso, Cernigoi, Ierardi, cioè sono tutti giocatori che veramente ti danno qualcosa quando sono in campo, ti danno qualcosa in più, e quindi Pescara sta facendo molto bene. È chiaro che nel senno di poi è facile avere rimpianti, però c'è ancora tutto il campionato da giocare, ci sono, se non vado errato, 6 partite ancora da giocare. Ci sono 18 punti a disposizione, dobbiamo cercare di farne il più possibile e quindi di piazzarci il meglio possibile in classifica. E poi ci saranno questi playoff che te ne andrai a giocare con le squadre che sulla carta sono le più forti del campionato. Qual è quella che tema di più, Sebastiano? Ma noi non dobbiamo temere nessuno, noi dobbiamo avere rispetto per gli avversari, ma temere nessuno, perché obiettivamente questa è una squadra che così come è oggi può giocare contro chiunque. Io volevo chiedere, Massimo, al Presidente, poi non so se è una domanda anche tu per Sebastiani, se era contento del pubblico di questa sera?
Ma il pubblico, io l'ho sempre detto, sono i risultati, la squadra che deve fare in maniera tale di portare la gente allo stadio, perché se arrivano i risultati la gente è invogliata a venire allo stadio. Non dovrebbe essere così, perché il tifoso deve venire sempre allo stadio, sia quando va bene che quando va male. Però noi sappiamo che a Pescara ci sono tanti sportivi che seguono il Pescara e che quindi all'occorrenza, se la squadra va bene, magari vengono in un numero più, diciamo, in maniera più numerosa. A Miami hanno saputo della vittoria del Pescara nello scontro diretto? Sì, mando i messaggi durante la partita. Studio, se hai qualche domanda, Massimo, che poi sì, c'è il tecnico Auteri. Io volevo tornare proprio sugli aspetti tecnici, perché oggi il Pescara, insomma, lo ha dimostrato sul campo, ha studiato nei minimi dettagli l'avversario, per esempio in occasione del gol, no? Sugli sviluppi del calcio d'angolo, la difesa del Cesena, presidente, difende a zona, è stato abile il Pescara, molto intelligente, perché con quel passaggio ritroso, no? Per Frascatore ha fatto muovere la difesa romagnola. Ma questi sono diciamo i dettami del mister, cioè, quando io dico che durante la settimana il mister vede i giocatori, prepara le partite, non è che mo siamo passati da uno che non era bravo a uno che è bravo, il problema è sempre quello, bisogna credere in quello che fai e lavorare. Il lavoro secondo me non ha mai fatto male a nessuno, e quindi questi poi sono i risultati. Però è chiaro che è evidente che durante la settimana non solo si prepara la partita, ma si studiano anche gli avversari, quindi si cerca di colpirli dove puoi farlo. A proposito, presidente, ci sono novità sull'eventuale deferimento, caso plusvalenze? No, ancora no, aspettiamo sereni e tranquilli.